Andiamo! Eccolo! Ce l'abbiamo! Yeah. Erano tipo 2 anni che non venivo a Romix. Spero onestamente ci sia qualcosa di divertente e di figo da fare, quindi c'ho la troupe che mi dà una mano per questi vlog e queste cose. Venite. Sarà il mio primo Romix dopo 2 anni. E nulla, non mi aspetto una fiera chissà quanto incentrata sui content creator, sugli streamer, gli influencer, queste robe qui. Siamo entrati, siamo temperaturati, bigliettati, non green passati, però penso tra poco ce li guarderanno. Non ho mai visto chi usa quel posto. Abbiamo beccato i carabinieri che stavano controllando delle armi tipo finte, no? Da cosplay, no? Ma io mi immagino, pensa se le trovano una vera, dicono, ma come mai si porta un'arma vera in una fiera, no? Una roba del genere. Porca troia, guarda quante postazioni che stanno. Il torneone di Fortnite ci fai qua, hai capito? Il torneone di Fortnite. Io le odio, non mi avvicinare. Mi hanno fermato già 2 o 3 persone, cioè 2 o 3 gruppetti, però insomma staremo lì, c'è l'assembramento più grande, sta sempre all'entrata, quindi mi vede più gente, però non penso che sarà chissà quanto impegnativo da parte mia, però mi voglio vedere la fiera dopo 2 anni. Era l'ora, insomma, di vedere un po' qualcosa, quindi. Grazie. Questa è Jackie. Mi spammo pure sul muro. Il nuovo singolo, Dripping Milano. No. È passata Anna Pepe in persona qui. È passata lei? Passata. Sì, proprio lei in persona. Grande, continua così. Grazie. Quelli che magari mi chiedono la foto, non per forza tutti sono fan. Sei popolare, tra virgolette, quindi si accetta tutto, le foto, ti salutano, ti dicono che sei un grande. A prescindere che ti seguono, che hanno il follow su Instagram, che sono tuoi fan e ti seguono sempre le live, fa piacere. Amico, ecco! Oh, bella! Ah, finiamo nel video. Assolutamente sì. Se non piove. Se non piove. Perché l'umore piove. Andiamo a raduno. Yeah! Oh, Assoluzzo! Preferite che ognuna sia personalizzata oppure che faccio tutto quali a tutti? No, una personalizzata. Infatti sì, ma aspetta, dopo ti scrivo proprio un nome, dico ciao Coso, dato. Ciao Coso. Come ti chiami? Coso. Come? Giacomo. Vai. Ecco, ciao. Pennarello di chi è? Vabbè, lo uso. Ciao, divertiti! Oh, ma che vuoi? Ho beccato Yumi, quella famosa. E adesso andiamo a vedere chi c'è sta sul palco. C'è Mario De Lillo, incredibile, il grande Dexter. Boh, vediamo che cosa riusciamo a combinare ancora qui. Allora, sono sincero, è fatta bene. PS, la prima edizione post-Covid. L'hanno strutturata bene. Ricche, nobili, fanno comunque arte povera, che mi fanno ridere. Ma perché devi questa limousine? Arte povera! Devo vedere se ci stanno ancora dei pacchetti di carte di Dario Moccia. Devo vedere un attimo perché, boh, mi sto godendo un po' la fiera, quindi non riesco a riprendere molto. Ci sono state molte più riprese nella prima parte perché c'avevo la troupe. Ora non c'ho più niente, però sto andando in giro con la coppola, quindi se mi beccate fermatemi con la coppola, anche se vedrete questo video tra una settimana. Bella. Prendo una. Grazie. Ho preso una carta di lore e lì tra l'altro c'è Federic che sta a fare gli autografi, ma non lo disturbiamo perché se sta a fare i cazzi sua sta a lavorare. E quindi vediamo un po' di non spaccarlo innanzitutto. Ah, proprio soddisfacente quelle. Questa è la prima carta. Ah, oh, il Vanzina, il Bagante, che non ho idea di chi sia, normale che ce ne siano. Sommo Butta. Mi sono cadute le carte, rip. Lui, che anche lui non ho la più pallida idea di chi sia. Ara, che anche lui non ho la più pallida idea di chi sia. Mintna è la tipa di Raiden. Ho beccato pure Raiden dietro. Più o meno coordinate comunque, sì. Ettore, un saluto al grandissimo Ettore. Pacchettino, a parte monitor Vanzina, è un pacchettino di merda. Molto bellino, aspetta. E niente, grazie per aver visto questo unboxing incredibile. Che palle, io mi ha sculato col Cerbero Podcast. E niente, mentre stavamo qua riposando c'è qualcuno che ha fatto compagnia. Ciao, con noi. Ciao gente! Che stava riposando qui accanto. Un salutone niente. Da Federico. Adesso ti continuo, ti lascio lavorare. Sì, adesso si lavorare. Torna a fare i pacchi. Ciao! Complimenti per il tuo secondo tatuaggio. L'Xbox. La Series X. La Xbox One. Ah, ok. Cioè lui, ciao, ha preso 2 box interi, 140 sbleuri.
e Ducarte della Madonna gli hanno dato. Cioè, il doppione di Federic God. Potrei dartelo a te. Potresti darmelo a me. Io cosa ti do in cambio? Il culo. Voglio regalartelo. La carta di se vado lì e gliela faccio vedere, capace pure che mi dice: oh, che grande! Oh, Federic, sappi che se mai ti arriverà questo video, ho te stesso in mano, versione God. Ciao, sono Ciccio Game 89. Molto, molto bravo. Mi ha dato 8 5, secondi di, 4, di cosa, se no devo pagare il copyright. Quindi 2, ci vediamo. Ciao, iscrivetevi 1. Al mio canale. Ciao. Non so come perdere il tempo qua dentro, non c'è letteralmente nulla da fare. Non c'è nulla da fare ormai. È stato bello, Romix. Ci dobbiamo salutare. Sperando di rimboccare qui la prossima volta con un ammontare di gente che mi assalta. Lavoreremo affinché succeda. Adesso ci rimane soltanto novembre, il Games Week, il motherfucking Games Week, dove stimo che mi riconosceranno più persone, perché il Games Week è fatto appositamente per quello. Grazie a tutti quelli che mi hanno chiesto la foto, si sono fermati a chiacchierare con me. Eravate decisamente più di quelli che mi aspettavo. Ve lo possono confermare gli amici che sono venuti con me. Mi aspettavo una roba tipo 4-5 persone, forse ho fatto 40 foto, una cosa del genere. È solo l'inizio, però che figata. Forse farò la conclusione a casa, non lo so. E infatti alla fine sono passati vari giorni da Romix. Posso metabolizzare e dire con chiarezza tutto ciò che sento, anche se avrei voluto farlo anche sul momento con ancora tutta l'adrenalina, ma ero veramente troppo stanco. Le fiere sono veramente stancanti, nonostante io non sia stato tra le persone più impegnate in questo Romix. Sicuramente il movimento non manca, però farsi una fiera del genere dopo 2 anni fermo è importante, ecco. Onestamente ero partito con l'idea di farmi giusto la fiera per incontrare delle persone dal vivo. Ho visto Yakinop per la prima volta, ho rivisto Dexter, ho conosciuto Federic in un certo senso, ho visto anche Yumi per la prima volta alla fine. Ho beccato veramente tanti, tanti di voi, molto più di quello che mi aspettavo. E devo dire che sentire questa importanza sia mi gasa, ma mi fa sentire in un certo senso strano, perché avere i riflettori addosso solitamente lo sento solo tramite uno schermo, mentre avere questa sensazione nella vita reale alla fine è diverso, meno gestibile, nonostante era un po' prevedibile. Un po' ci speravo, devo essere onesto, ma realisticamente non mi aspettavo così tanti ragazzi. Non mi hanno fermato ragazze. Lavoreremo su questo. Ma arrivando alla conclusione, la sto registrando appunto dopo aver montato praticamente il video fino a questo momento. Ci sono tante novità. Diciamo che quando ho detto che siamo solo all'inizio, effettivamente mi sto rendendo conto di quanto ancora ci sono tante, tante cose su cui lavorare, da fare, e soprattutto cose che stanno per succedere. Ci sono veramente novità in ballo, progetti, diciamo nel mio piccolo, da fare, e soprattutto il Games Week. Penso sarà una delle esperienze più nuove e particolari della mia vita, perché sarò, nella mia umile idea, un pochino sotto i riflettori. Sicuramente tante persone verranno lì e mi riconosceranno, non lo posso nascondere, sicuramente succederà. Ma andare alla fiera più importante d'Italia in questo campo e conoscere persone che ho conosciuto durante questo boom, in un certo senso, e soprattutto rivedere tante altre persone. Rivedrò Marco, rivedrò Nur e spero tanti altri. Comunque, per non parlare del fatto che, avendo adesso la partner su Twitch, posso banalmente, anche se per me è una cosa incredibile, arrivare al primo Games Week già con questa possibilità, entrare nella lounge di Twitch per il quale è richiesta soltanto la partner. E il fatto che io mi stia emozionando solo a pensare una cosa del genere, non oso immaginare sul momento quando sarà, quindi spero di poter immortalare il più possibile di quanto riuscirò a fare. E per il resto fammi sapere le tue sensazioni, che cosa ne pensi, cosa ti ha trasmesso questo video, se sono riuscito a portarvi un po' con me, trascinarvi. Scrivetemi un commentino, fatemelo sapere. A proposito di Twitch, proprio in questo momento in cui il video è stato caricato, sono in maratona proprio su Twitch. Sarà una maratona estendibile e la fine prevista appunto dall'inizio sarebbe alle 4, quindi vediamo quanto si tirerà avanti. Non lo so ancora adesso, quindi se state guardando questo video appena uscito, che cosa state aspettando? Venite su Twitch, cioè sto in live. Tanto sono in live tutti i giorni alle 4, tranne il sabato in ogni caso, fuori dalla maratona. E niente, imboccate. Poi ho caricato delle foto del Romix su Instagram, quindi forza, che state a fa? Andate, forza, ci vediamo alla prossima.